Benvenuti in questa seconda lezione di danza tradizionale coreana. E anche oggi siamo qui con Kim. Anche oggi conto sulla vostra attenzione. Oggi ci eserciteremo sul 1, 2 e molleggi. Quindi la gonna bisogna sempre tenerla sui fianchi. Attenzione Kim, che così è troppo alta. Mentre per i piedi, ricordatevi che quando avanziamo è il tallone a toccare per primo. Dopo aver fatto questo passo in avanti, il piede sinistro si avvicina a quello destro. Da qui, coscia e ginocchia non si devono allargare. Anche il sedere non deve uscire in questa maniera. Sedetevi su voi stessi. Quindi, piede destro che avanza, il sinistro segue e ci abbassiamo leggermente. Sono 4 passi in avanti. Destro, ci sediamo, sinistro, ci sediamo, destro, ci sediamo, sinistro, ci sediamo, ancora destro dietro e ci sediamo. Sinistro, ci sediamo, destro, ci sediamo, sinistro, ci sediamo. Vi ricordo che il kukkori ha 4 tempi, perciò lo proveremo 4 volte a tempo con la mia voce. Pronti? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dietro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esatto, bravissima. Ora invece faremo le braccia. Queste sono molto più complicate. Allora, stendiamo lateralmente le braccia in questo modo. E quando avanziamo col piede destro, il braccio sinistro sale. Quando le gambe si uniscono e ci abbassiamo, il palmo della mano tocca la testa, accarezzandola. Subito dopo, lo stesso palmo dà questa spinta in avanti, tornando al punto di partenza. Ora, quando avanza il piede sinistro, il braccio destro sale. Le gambe si uniscono, il braccio sinistro accarezza la testa, il palmo spinge in avanti e ritorna al punto di partenza. Questi sono i movimenti da fare con le braccia. In teoria le potremmo muovere anche in maniera molto carina, come sto facendo ora, ma quello che vorrei io è che attacchiate il vostro braccio all'orecchio. Magari il movimento è più rigido, ma almeno impariamo in modo perfetto questo step iniziale. Quindi, quando accarezziamo la testa, dobbiamo pensare dentro di noi che siamo molto belle e carine. E quando diamo una spinta col palmo della mano, torniamo al nostro punto di partenza in maniera molto naturale. Ora che ci fanno male le braccia, le poniamo giù. Proviamo quindi a mettere braccia e gambe insieme. Lo facciamo lentamente. All'uno, piede destro avanti. Apriamo le braccia. Il braccio sinistro su e accarezza la testa. Accarezza la testa, appunto, e le gambe si uniscono. Sinistro avanti. Braccio destro su. Mentre le gambe si uniscono, accarezziamo la testa. E spinta. Ora ancora destra. Sinistro su, accarezza la testa, apriamo le braccia. Sinistro avanti, braccio destro su, accarezziamo la testa, le braccia si aprono e ora indietreggiamo. Quando indietreggiamo è il piede destro a partire per primo. Poi uniamo le gambe, braccio sinistro sale, accarezza la testa,
piede sinistro dietro, braccio destro su, accarezziamo e apriamo le braccia. Stessa cosa, destro, poi braccio sinistro su, accarezziamo. Piede sinistro, braccio destro su, accarezziamo e finiamo in questo modo. Ora lo proveremo insieme a Kim, andando a tempo con la mia voce. Pronti? Parte prima il destro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un altro punto fondamentale è che quando allarghiamo le braccia, il braccio sale accarezzando poi la testa, il braccio opposto si rigira. Quindi piede destro avanti, mano sinistra sale e accarezzando la testa, il palmo del braccio opposto si rigira. E da questo punto sale, quindi da qui riaccarezza. E ora sarà in questo punto il palmo sinistro a rigirarsi e a salire e ad accarezzare. Perciò torniamo indietro e lo proviamo lentamente. 1, 2, rigiriamo il palmo destro, sinistro avanza, ci sediamo, palmo sinistro si rigira, piede destro avanti. Ci sediamo, il palmo destro si rigira e il braccio sale. Ci sediamo, ora indietreggiamo. Poi ci sediamo, sinistro indietro e ci sediamo. Piede destro e ci sediamo. E ora piede sinistro e stop. Dato che poi i movimenti continuano fino a questo punto. Ricordatevi che quando accarezzo la testa, il braccio opposto è già pronto a rigirarsi per dare col braccio sinistro questa spinta. L'altro braccio sale poi per accarezzare un'altra volta. Brava. Esatto, in questo modo. Esatto. Ripeto che le braccia sono impegnative, perciò vi invito ad esercitarvi anche a casa e ci vediamo alla prossima col Chioppi Team. Ora lo proviamo accompagnato con la musica. Grazie ancora per avermi seguita, grazie anche a te Kim. Quindi quando col braccio accarezziamo la testa, rigiriamo il palmo del braccio opposto. Mi raccomando, non ve lo scordate. Quando accarezziamo col braccio destro, il sinistro si prepara a rigirarsi. Quindi fate attenzione. So che è stato molto faticoso, ma come ti sei trovata? È stato un po' difficile coordinare le braccia insieme ai movimenti delle gambe e soprattutto i movimenti delle mani, che sono dei dettagli un po' difficili da controllare, però sicuramente nelle prossime lezioni imparerò. Grazie. Grazie ancora a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao.